Buongiorno e benvenuti a Ci vediamo in camera, il nuovo format di informazione e intrattenimento che coinvolge ben 36 camere di commercio italiane sparse in tutto il mondo e che fa parte del progetto True Italian Taste, realizzato da Assocamere Estero e finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Ci vediamo in camera mira a valorizzare il nostro Made in Italy, il prodotto agroalimentare autentico a 360 gradi, ma anche a porre l'attenzione su un fenomeno che minaccia non solo la nostra economia, ma anche i nostri prodotti italiani all'estero, l'Italian Sounding. Prima di presentarvi tutti gli ospiti e farvi vedere i nostri contenuti, vi presento il mio compagno di viaggio. Lui è un giornalista e critico gastronomico ed è Luca Iaccarino. Ciao Cristiana, buongiorno. Ciao Luca, ben trovato. Buongiorno, grazie. Guarda, io ti ho portato un regalo, ne hai una anche tu. Ma che carino, grazie. Una tazza con il nostro marchio, ci vediamo in camera. Visto che parliamo dell'importanza dei marchi, anche la tazza con il nostro marchio era importante. Grazie. Ci puoi mettere dentro quello che vuoi, va bene anche il vino. Va purché bene anche sia? Vino. Italiano, giusto. Questo per forza. E poi ti ho portato il vero protagonista di quest'oggi. Sotto questa cloche, tutte le volte, abbiamo il tema del giorno. Il tema di oggi è, lo vuoi sapere? Assolutamente sì. Uno, due, tre... Sua Maestà la pasta! Il mio grande amore! Il grande simbolo italiano! Eccolo qua! Sono d'accordo! Oggi allora parliamo di pasta, se vuoi la butto, come si dice, la scola! Assolutamente sì, tu scola! Che io intanto credo che sarebbe bene ribadire che cos'è l'Italian Sounding, che ne dici Luca? Ma certo, l'Italian Sounding è un fenomeno che prevede l'utilizzo, vado a memoria perché lo so bene, bravo, di marchi, grafiche, il tricolore ad esempio, indicazioni geografiche, evocazioni dell'Italia per commercializzare prodotti che in realtà ricordano l'Italia ma non sono made in Italy. Bene, allora approfondiremo l'argomento. Nel frattempo io vi ricordo che tutti i nostri contenuti li trovate sui nostri canali social, pagina Facebook e Instagram True Italian Taste, il nostro sito internet www.trueitaliantaste.com e la pagina LinkedIn di Assocamere Estero. Adesso vediamo la rubrica Che cos'è l'Italian Sounding. Sono andata in giro per Milano a chiederla a un po' di persone e guarda cosa mi hanno risposto. Luca, eccomi qua. Sono al mercato, come vedi, e sono venuta a chiedere alle persone che cosa ne sanno dell'Italian Sounding. Andiamo! Lei lo sa che cos'è l'Italian Sounding? No, che cos'è l'Italian Sound? Sì, ne ho già sentito parlare. È un fenomeno praticamente quando fanno le imitazioni della vendita di prodotti col marchio italiano. Ma secondo te perché all'estero ci copiano sempre il Made in Italy? Ovviamente perché sul mangiare siamo i numeri uno. Ma perché siamo i migliori? Lo mangerebbe mai, per esempio, un parmigiano che parmigiano non è? Allora, lo mangerei per il ricordo dell'Italia. Secondo te, quali sono i latticini che ci copiano di più al mondo? Le mozzarelle, le provole, tutti i formaggi, diciamo, tipici. Quelli caserecci, tipici. In particolare penso alla mozzarella perché la usano per la pizza. Cristiana, abbiamo capito che l'informazione è lo strumento fondamentale per difendere il Made in Italy e combattere questo fenomeno dell'Italian Sounding. Noi stiamo tentando di farlo per la nostra parte, ma lo facciamo con un sacco di ospiti che ci aiutano a fare questa informazione. Esattamente, informazione importantissima. Grazie ad Assocamere Estero avremo la possibilità di collegarci in tutto il mondo con le camere di commercio italiane e quindi io ti presenterei subito le prime ospiti che vedo già collegate. Allora, abbiamo da Lussemburgo Luisa Castelli. Poi abbiamo da Varsavia Elisabetta Caprino e da Londra Verena Caris. Buongiorno! Buongiorno a tutte! Ciao, buongiorno! Benvenute, benvenute, grazie per essere con noi da mezza Europa, insomma oggi facciamo una sorta di summit europeo. La prima cosa che naturalmente vi chiediamo è com'è la situazione dell'Italian Sounding nei vostri paesi. Io non so, potremmo partire magari da Verena Caris se ha voglia, cioè quanto il fenomeno dei prodotti che diciamo fanno finta di essere italiani ma non lo sono è diffuso nel suo paese. Grazie, ma da noi diciamo il fenomeno è diffuso in una formula un po' più subdola diciamo rispetto a paesi magari più lontani come può essere non so gli Stati Uniti o altri paesi dove magari le indicazioni geografiche non sono difese come lo sono nei paesi dell'Unione Europea.
Naturalmente noi siamo usciti da qualche mese, tuttavia la protezione delle indicazioni è rimasta comunque forte, anche oggi sono ancora protette, lo saranno anche in futuro. Il Regno Unito si doterà ovviamente di un suo marchio, di un suo bollino, tuttavia ecco, diciamo, le linee guida dovrebbero rimanere le stesse. Dicevo che il nostro Italian Sounding è un po' più subdolo, nel senso che ovviamente i produttori e i rivenditori lo sanno che non possono diciamo, promuovere un Italian Sounding aggressivo, tuttavia ci sono delle formule come ad esempio l'utilizzo del tricolore italiano piuttosto che utilizzare delle parole che suonano italiane che naturalmente poi traggono anche il consumatore in errore, in confusione. Questo succede anche per la pasta? Poi magari lo chiedo anche alle altre due ospiti, però mi focalizzerei un attimo su questo cibo, insomma. Sì, ahimè, succede anche per la pasta, i famosi nomi come, non so, gli spaghetti naturalmente sono un nome conosciuto da tutti, ogni tanto si inventano anche delle parole che non sono proprio italiane. Tipo? Insomma, questi fenomeni ci sono purtroppo. Da italiana ovviamente basta vedere il colore della pasta, la dimensione, per capire che non è un prodotto italiano. Capisco che magari per i britannici la differenza non sia così palese, ecco. Castelli, ci dica la sua, perché il Lussemburgo è vicino, quindi ci interessa anche indagare il fatto se vicinanza, distanza, no, aiutino o meno a essere aderente all'originale, diciamo. Certo, condivido, come dicevo, quello che ha detto Verena, perché proprio in Europa il fenomeno è sicuramente più subdolo e questa è la parola giusta. Per quanto riguarda i prodotti, diciamo l'Italian Sounding, cioè un'evocazione dell'italianità, riguardo ai colori, le bandiere, le parole, soprattutto per quanto riguarda la pasta e i piatti pronti. Quindi esiste questa pasta in box che chiaramente è francese e che sarà realizzata sicuramente con prodotti francesi e non italiani, che però evoca l'italianità e che sicuramente ci danneggia come paese. Cioè pasta in box quindi intende precotta, un po' come la sì, famosa... Sì, pasta precotta... E anche altri cibi precotti al di là della pasta, perché per quanto riguarda la pasta che si trova negli scaffali, quindi nei supermercati, chiaramente o è una pasta, diciamo, prodotta localmente, oppure il Made in Italy è più forte di qualsiasi altro marchio e quindi Lussemburgo, che è un paese che privilegia la qualità, chiaramente quando deve comprare una pasta, compra la pasta italiana. E invece in Polonia che cosa succede, Elisabetta Caprino? In Polonia diciamo il prodotto italiano, il Made in Italy, l'italiano, l'Italia è molto amata, sono molto amati gli italiani, è molto amata l'Italia, quindi l'italianità è molto ben radicata. Fino a un po' di tempo fa, diciamo, l'Italian sounding era molto, molto diffuso, molto più diffuso, perché è comunque diffuso, molto più diffuso anche perché per una questione di prezzi, perché la gente acquistava, ama l'Italia, ama il prodotto italiano, ma non era in grado certo, se non altro certo, di acquistare un prodotto che comunque costava molto di più, quello finto, rispetto a quello vero. Certo. Mi aggancio subito con lei a una domanda e riparto subito da lei per poi arrivare alle sue colleghe. Quali sono le azioni che vengono messe in atto nei vostri paesi per tutelare, per l'appunto, il Made in Italy? Noi, quello che facciamo noi come Sistema Italia è, quindi siamo noi come Camere di Commercio con il progetto True Italian Taste, ma non solo, perché il progetto True Italian Taste si inserisce in diciamo in progetti anche molto più ampi che comunque portiamo avanti da diversi anni, che è quello proprio della difesa del Made in Italy, la difesa dei prodotti di qualità. Quello che appunto dicevo facciamo noi come italiani, come istituzioni, come enti, come soggetti italiani, è quello proprio di portare avanti un discorso di formazione, di educazione al prodotto italiano vero di qualità, un discorso di comunicazione e anche un discorso di cercare di ampliare la distribuzione dei prodotti di qualità e prodotti, certo, del
made in Italy, quindi prodotti italiani. Vediamo invece cosa succede a Londra. Sì, anche da noi, come in Polonia, diciamo, sono più le singole imprese che devono, diciamo, mobilitarsi per insomma, vedere il proprio prodotto tutelato. Naturalmente le cose con l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea potrebbero cambiare, nel senso che ovviamente l'organismo che poi diventerà diciamo, l'ente di tutela delle certificazioni non saranno più le autorità ovviamente dell'Unione Europea, tuttavia diventeranno britanniche, ecco, quindi bisognerà vedere insomma nei prossimi mesi come queste situazioni verranno gestite poi dalla giustizia, diciamo, dai tribunali anche britannici. Castelli, mi sembra che l'idea sia che per difendere il Made in Italy bisogna far conoscere il prodotto italiano, no? Questo è il primo modo, in qualche maniera, è prevenire invece che curare, cosa dice? Sì, sono assolutamente d'accordo, almeno per quanto riguarda il Lussemburgo, dove i prodotti italiani sono stati introdotti fin dall'inizio del Novecento con la prima emigrazione, i primi importatori appunto che erano delle famiglie risalenti appunto a questo periodo, e hanno fatto sì che il prodotto italiano potesse essere conosciuto, diffuso, e quindi noi agiamo più su un livello di sofisticazione, di far conoscere piuttosto l'alta gamma dell'italianità piuttosto che diciamo, l'aspetto pasta semplice da supermercato. Ecco, proprio su questo, scusate, metto assieme due informazioni che mi ha dato lei, che mi ha dato anche prima Caprino, cioè c'è questo tema del posizionamento, no? Il prodotto italiano è riconosciuto come di alta qualità e quindi è giustamente talvolta più costoso che le imitazioni. In questo periodo speriamo post-pandemico, il tema del posizionamento è fondamentale, perché questa situazione probabilmente potrebbe portare a un impauperimento e questo potrebbe danneggiare effettivamente il Made in Italy autentico, perché è quello posizionato più alto. Caris, cosa ne pensa? Qui a Londra chi ha un reddito medio, medio-alto e ha continuato a lavorare per tutti questi mesi da casa, in realtà si sta trovando con, diciamo, un bel po' di soldi in banca in questo momento, perché ovviamente ha continuato a guadagnare lo stesso stipendio senza avere la possibilità di spenderlo. Quindi tanti si sono lanciati sulla cucina, nel senso con i ristoranti chiusi, con i pub chiusi, hanno investito su prodotti di maggiore qualità e si sono anche magari destreggiati in cucina. Queste persone sicuramente non abbandoneranno la buona cucina a fine lockdown, insomma, quindi secondo noi può essere anche un'opportunità per far scoprire il prodotto autentico italiano a chi magari prima lo mangiava semplicemente al ristorante. Molto interessante, un buon auspicio, direi. Sì, decisamente. Noi vi ringraziamo, ahimè il tempo è un po' tiranno, vorremmo stare di più a parlare, ma magari ci riorganizzeremo. Ci organizzeremo per un altro viaggio nei vostri paesi, speriamo anche in presenza. Esatto. Come si dice adesso. Grazie per essere state con noi. Grazie davvero. Buongiorno, ci colleghiamo subito con i segretari generali delle Camere di Commercio italiane all'estero e nello specifico da Bruxelles Marco Iacquitto, da Barcellona Federica Falzetta, da Madrid Giovanni Aricò e da Mosca Leonora Barbiani. Buongiorno, grazie per essere con noi da mezzo mondo, insomma da un bel pezzo d'Europa e fuori dall'Europa. Partirei proprio da più distante. Barbiani, buongiorno. Come sa, qua chiacchieriamo di Italian Sounding. La Russia è un grande paese che immagino ami il cibo italiano. Le volevo chiedere quanto è diffuso, se riuscite in qualche maniera, non dico a misurarlo, ma averne percezione, il fenomeno dell'Italian Sounding, cioè dei prodotti che evocano il nostro paese ma di fatto poi non ne hanno rapporti. Buongiorno a lei. Innanzitutto il consumatore russo individua nel prodotto italiano il prodotto di qualità. Quindi banalmente i russi, quando vogliono mangiare bene, vanno in un ristorante italiano, quando vogliono mangiare bene acquistano italiano.
Ovviamente l'Italian Sounding è presente anche nella Federazione Russa, però ritengo che in misura minore rispetto ad altri paesi. Quindi esiste, ma non è così, così diffuso. Si è fatto molto e si dovrà fare ancora molto per educare il consumatore russo a scegliere italiano, che non significa acquistare un prodotto che riporta soltanto una dicitura falsamente italiana piuttosto che una bandiera italiana. Ecco, scusi, su questo le faccio una piccola domanda ulteriore, senza approfondire in maniera, però le chiedo una risposta sintetica, cioè su quanto gli accordi tra Italia, UE e Federazione Russa ci permettano di valorizzare i nostri prodotti autentici e ci possono permettere ulteriormente di farlo. Beh, sicuramente, perché ci sono degli accordi, purtroppo ci sono anche delle limitazioni. Come sappiamo dal 2014, sull'importazione in Russia di determinati prodotti agroalimentari. Però questo non blocca l'importazione del prodotto autentico. Questo anche perché gli importatori russi hanno imparato e hanno educato il proprio gusto e anche la scelta di importare soltanto prodotti autentici italiani da inserire nel proprio paniere. Quindi è più un discorso di produzione in loco, che in alcuni casi è stata fatta da aziende russe che sono andate a contraffare il prodotto. Grazie Barbiani. Io direi di spostarci in Europa, di tornare in Europa e facciamo un piccolo viaggio in Spagna, insomma tra la Spagna meridionale centrale, tra Madrid e Barcellona. Il tema della puntata odierna, Cristiana, è la pasta ed è uno dei prodotti italiani più amati nel mondo e più vittima di Italian Sounding. Quindi chiederei ad Arico e Falzetta se c'è l'Italian Sounding nel vostro paese, in particolare legato alla pasta. Partirei da Barcellona con Federica Falzetta. Buongiorno di nuovo. Buongiorno, ma diciamo che ovviamente il fenomeno dell'Italian Sounding dipende un po', come diceva la collega, dal mercato, no? Quindi la Spagna è un mercato prossimo ed è un paese che vede moltissimi visitatori, che accoglie moltissimi visitatori italiani ogni anno, fra l'altro molti cittadini italiani vivono in Spagna, quindi questo scambio continuo ha, diciamo, facilitato l'ingresso di prodotti italiani autentici nel mercato ed ha anche sviluppato una sorta di consapevolezza dell'importanza del prodotto italiano autentico. Questo vale soprattutto per le grandi città, quindi Madrid, Barcellona, comunque delle città in cui c'è una forte presenza di italiani, in cui c'è una forte presenza della ristorazione italiana e dei punti vendita italiani. Se poi parliamo del resto della Spagna, ovviamente la conoscenza del prodotto italiano autentico diminuisce e quindi con essa anche i fenomeni di fake ed il fenomeno dell'Italian Sounding insomma aumenta. Per quanto riguarda la pasta, diciamo che c'è stato un cambiamento, no? Rispetto al passato, comunque io parlo di 15 anni fa, quando ad esempio sono arrivata, comunque io parlo di qui variegato, cioè ci sono molte più marche italiane ed anche più formati, quindi c'è tutta la parte premium della pasta. Quindi c'è quella vera Falzetta, cioè nel senso che la pasta avete, diciamo, la fortuna vista dall'Italia di avere quella vera. La interrompo un secondo perché volevo chiedere al suo collega Arico da Madrid, stiamo parlando tanto in questa trasmissione di come fare cultura, fare informazione aiuti a riconoscere i prodotti veri, autentici. A questo proposito volevo chiederle qualcosa del progetto Nutri-Score, cioè di come fare informazione sui valori nutrizionali, i contenuti, gli ingredienti, possa dare maggior consapevolezza al consumatore. Sì, guarda, grazie. Intanto la collega ha già detto tutto sulla pasta, quindi io non ho più niente da dire. Arrivederci, grazie. No, allora, intanto, secondo me, c'è da fare una premessa proprio sull'Italian Sounding, che in grosso modo, secondo me, l'Italian Sounding si può dividere in tre categorie, no? Una è quella della contraffazione, che tutti conosciamo, quindi quando il prodotto viene letteralmente copiato di un'altra marca. Una è l'imitazione, che evidentemente
quando viene un po' imitato, si cerca di imitare il prodotto attraverso packaging, eccetera, eccetera. E queste prime due categorie evidentemente hanno una tutela giuridica a tutto tondo, no? Molto, molto varia. E poi c'è invece il fenomeno della riproduzione. Parlando, ad esempio, di pasta, molti prodotti italiani evidentemente sono considerati, diciamo, molti prodotti sono considerati della tradizione culinaria italiana come la pasta. Poi, come giustamente diceva la collega, è molto difficile riuscire a bloccare giuridicamente la produzione di pasta in Spagna. Quindi esistono delle grosse aziende che producono evidentemente la pasta. Questo è un fenomeno appunto di riproduzione di un prodotto che noi consideriamo nella tradizione culinaria italiana, ma che non può avere una tutela giuridica vera e propria, perché evidentemente non esiste dal punto di vista giuridico la possibilità di impedire a un altro paese di mettere una fabbrica di pasta. Allora lì gioca un ruolo fondamentale l'informazione, cioè la corretta informazione, la corretta promozione, educazione alimentare del consumatore e di chi evidentemente anche lavora, quindi l'operatore del settore lavora il prodotto, affinché si prediliga un prodotto di eccellenza piuttosto che un prodotto non di eccellenza. Le tante azioni fatte per educare il consumatore rispetto a trattare la pasta come un prodotto di qualità ha fatto sì che sia nata l'esigenza da parte degli spagnoli di produrre pasta di qualità. Mentre nello specifico, per tornare un attimo anche, scusate che mi allargo, per tornare al tema del Nutri-Score, questo è un tema attualissimo, molto importante, perché il Nutri-Score, immagino che tutti quanti lo sappiate, è un sistema di etichettatura che cataloga, che va nel fronte del prodotto, no? È un sistema brevettato dai francesi ed è un sistema molto che semplifica moltissimo in realtà il sistema di etichettatura e di catalogazione del prodotto. Arriviamo al paradosso, diciamo, da questa semplificazione che se ne fa, si arriva al paradosso per cui una bibita gassata senza zuccheri nella versione light catalogata come B è il latte puro. Grazie mille. Infatti, Cristiana, questo è tutti i giorni sui giornali, anche in Italia. Se ne parla moltissimo per un tema molto dibattuto in queste settimane. Esattamente. Io mi sposterei a Bruxelles, da Iaquitto, a cui chiederei, è stato citato il programma, il progetto True Italian Taste, e quindi chiedo che tipo di comunicazione fate per educare contro l'Italian Sounding? Beh, la comunicazione che noi organizziamo ovviamente è quella relativa un po' alle degustazioni mirate, a delle masterclass, a delle campagne di comunicazione che vanno a dirigersi verso quello che è un po' il gruppo target della nostra azione, quindi che sono importatori, distributori, influencer, food blogger. Adesso abbiamo molto in questi ultimi anni la categoria degli influencer, no? Quindi food blogger che attraverso i loro canali social raccontano il prodotto, raccontano le ricette italiane, quindi la nostra azione si basa anche molto attraverso la collaborazione con questi food blogger e attraverso anche quelli che sono un po' gli esperti del settore, quindi ricordando tutti quelli che sono gli importatori, tutti quelli che sono anche la catena degli chef, dei ristoratori che sono anche presenti in Belgio, che sono tantissimi e numerosi. Le azioni di comunicazione, ripeto, sono tante, masterclass, cene con degustazioni e anche, ripeto, azioni di comunicazione anche con la stampa di settore. E a Quito le faccio subito una domanda, poi torno dai suoi colleghi. Le chiedo, impossibile non citare il momento storico che stiamo vivendo, la pandemia dunque, no? Con tutti i suoi risvolti. E quindi le chiedo, quanto ha inciso la pandemia sull'export e sui consumi dei prodotti italiani? La pandemia non ha inciso negativamente, perché nel 2020 quello che abbiamo visto è stato addirittura un incremento dell'import dell'agroalimentare in Belgio. Su questo tema però aggiungo una domanda che farei a Barbiani a Mosca. Cioè, la pandemia ha anche impedito fiere, manifestazioni e così via. Sappiamo che raccontare il cibo italiano ha bisogno anche di palcoscenici, no? Cioè di posti dove farlo attraverso i cuochi, produttori, distributori. E quanto si è sentito questo a Mosca? Determinate manifestazioni in presenza non si sono e non si realizzano tuttora in Italia, mentre a Mosca si stanno realizzando. Noi l'8 di aprile, per esempio, abbiamo organizzato una masterclass proprio dedicata alla pasta e l'abbiamo fatta in presenza.
ma a novembre del 2020 abbiamo organizzato un'altra masterclass dedicata invece al vino, ed era anche quella in presenza. Tra le altre cose, quando parliamo di Russia siamo abituati tutti a pensare a Mosca, invece la Russia è il paese più grande del mondo, lo sappiamo, sono 9 fusi orari, quindi per esempio quando abbiamo organizzato la masterclass a novembre del 2020 dedicata al vino, avevamo una platea in collegamento tra Mosca, Novosibirsk e Yaroslav, quindi sono anche città distanti, eppure erano tutti in presenza, quindi le occasioni ci sono state. Le vendite retail di pasta, visto che ci stiamo concentrando sulla pasta in particolare, nel 2020 hanno registrato un più 6%, quindi la pasta è aumentata. Falsetta, torno da lei a Barcellona, le faccio una domanda veloce. Quali sono le azioni legali che vengono fatte alla tutela del Made in Italy? Chi le fa e in che modo? Che io sappia, non c'è una normativa nel paese volta a tutelare il Made in Italy e il settore agroalimentare, quindi so che ci sono delle leggi in Italia, ma restano nel nostro perimetro nazionale e siamo ancora in attesa di una regolamentazione comunitaria, quindi sono soprattutto i privati che appunto difendono e tutelano il Made in Italy in base agli interessi delle singole aziende. Le normative comunitarie sicuramente sono necessarie, cioè strutturare un sistema di controllo che possa appunto garantire e tutelare il prodotto del Made in Italy. Faccio ancora un'ultima, penso, domanda a Iacquito, perché purtroppo il nostro tempo stringe. Molto veloce, sappiamo che il progetto True Italian Taste prevede una mappatura del fenomeno su base planetaria. Allora le volevo chiedere quant'è, immagino non facile, adesso non voglio dire difficile, ma parlo, cioè avere i dati per capire cosa sta succedendo. Assolutamente, è molto difficile, è un'azione che però noi strutturiamo anche un po' in collaborazione con gli importatori e distributori che sono anche qui in Belgio e che ci aiutano a dare una dimensione di quello che è un po' il fenomeno dell'Italian Sounding. Quindi sicuramente un lavoro molto challenging, un lavoro molto difficile, ma che facciamo in stretta collaborazione con gli attori dell'agroalimentare qui in Belgio. Grazie, siete stati preziosissimi, una chiacchierata davvero molto interessante. Sì, andremo avanti ore, ma purtroppo ci sarà un'altra occasione comunque. Assolutamente sì, noi vi auguriamo un buon proseguimento e una buona giornata. Grazie per essere intervenuti. Grazie a voi, grazie a voi, arrivederci. Grazie, arrivederci. Presto.